Dile tu tutto per Roma che tenga a parì. Che tenga a parì. Ma lo so che se tua moglie ti chiede di andare in Perù, tu ci vai in Perù. Perché se non ci vai in Perù, ami? Ci è già Luigi 2 anni fa, un'esperienza meravigliosa. Ah sì, pure noi, ah sì. No, noi siamo stati al Cairo, mo fa cavra, sai. No, in Egitto, Egitti, in Egitto, che te fai? Abbiamo visto le piramidi, cioè, ma non mi dire che avete vissuto fino ad oggi e non avete ancora visitato le piramidi? Andiamo domenica, sabato. Ma tanto siamo domenica. Guardate, io ci sono stato a visitare le piramidi. Non perché volevo visitare le piramidi, perché ebbi la fortuna di girare un film a Cairo, in Egitto. Vi ricordate Natale sul Nilo? Ecco, io stavo all'Oberoi, di fronte alle piramidi, ma sai che faccio? Ma mi vado a visitare. Andateci, se vi trovate da quelle parti, che sono belle. Fate le fotografie. Domenica vai pure tu. Bravo, bravo. E tuo marito che ha detto? Andiamo, andiamo qua, andiamo. Sami, hai cazzo te pietra. Io ci sono stato a visitare le piramidi, ripeto, sono belle. Fatevi la fotografia, fatevi il selfie, un giro con cammella e andatevene a casa. Non fate la stronzata di entrare in una piramide, perché il cretino c'è entrato. Guardate, entrare in una piramide è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. A un certo punto, sale, a un certo punto si entra in un cunicolo alto 1,50 m. Devi camminare quasi sulle ginocchia, perché se alza la testa vai a sbattere, con una scalinata con una pendenza del 300%, non si capisce, ma è un cunicolo stretto, ma anche l'aria, una ringhiera al centro, da una parte si sale e dall'altra parte si scende, e man mano che sali, vedi quelli che scendono, mezzi nudi, senza aria, e fanno, vai fratello, vai, vai. Ma perché chi ci sta là sopra? Finalmente dopo un'ora, senza, quasi nudo, senza aria, arrivi in una stanza di 4 metri per 4 con un involucro al centro vuoto che pare una bagnarola. Arrivi senza aria, distrutto. Ma che è sta cosa? Questa è la tomba. Ah, Roma. Ma chi è morto? Qua me, e dove mettevano la mummia? Ah, dentro la bagnarola mettevano. La lavavano prima di seppellirla. Scusate, ma la mummia dove sta? No, ma la mummia sta giù nel Museo Nazionale. Non ho capito bene? Potete ripetere che non capisco bene egiziano? No, ma io parlo italiano, no, tu parli egiziano, non ci capite un cazzo, fammi capire. Io dico, dove sta il mummio? No, la mummia. No, io voglio vedere il faraone, tutto a camon. È uomo, il mummio. La mummia è fea, la moglie, io voglio vedere il mummio. Sono fine qua sopra, perché sta a piramide tutto a camon. A tosto il mummio, ma il mummio sta giù nel Museo Nazionale. Umallana me chi debbi! Tu mi fai arrivare fino a cagoppo e ti rocci scurtocate, tutto sudato e mani arrugginite, senza aria, per fare che cosa? Per fare la bagnarola vuota! Ci vuoi mettere l'emozione di vedere da vicino? Ma io da vicino lo volevo vedere, ma il mummio arrotolato nelle fasce, non a bagnarola vuota! Chi lo faraone perciò sta nel Museo Nazionale? Quando vidi il pertugio, la scalinata, senza aria, io devo venire lassù, neanche morto ci vengo, fratello. E infatti si è andato nel Museo Nazionale. Prendete le distanze da quelle famiglie. Zio Gianluigi, no, 4 anni fa, guarda, un'esperienza sensazionale. Siamo stati in India. Avete visto l'India? Siamo giovani. Guardate, l'India... L'India è sporca, l'India puzza. Io non sono un sofisticato, ho sempre mangiato in deflattori 500, ma l'India fa non si può stare. No, puzza, esagerata. Gli animali che camminano liberamente per la città, ma non gli animali che abbiamo noi, un cagnolino, un gattino, la luce, dai! Scimpanzé ad altezza d'uomo, chi ne pila? Che tu stai per strada, t'attraverso. Cioè, ma chi è Peppe? E dalle qua la Peppe. C'è una cosa esagerata, gli elefanti per strada, una cosa, guardate, vederli da televisione, ma quando lo vedi da vicino le faccio, ma no, lo vostro, chi è?
le mucche che vanno, le mucche sono sacre in India, girano per la città, fanno quello che vogliono, non le puoi toccare, le mucche sono sacre, non le puoi toccare, se tu maltratti una mucca vai in galera, le mucche si sdraiano per strada e tu non puoi passare, non puoi uscire dalla macchina, cioè, ciao mucca, vai di là, no, la mucca sta là e finché non si alza tu non passi. Dica, la mucca ti guarda, dice, che frate, qualche problema? No, perché ti stai agitando? No, signora mucca, fate quello che dovete fare. Le mucche, che poi sono animali, ce ne stanno assai, che vanno a defecare ovunque, sono animali. Una puzza in merda di vacca per tutto l'India. Ma tu vai in India, ma che ci vai a fare? Per la spiritualità, senti nell'aria com'è forte la spiritualità. Nell'aria, in India, ti sento sulla puzza in merda di vacca, ma com'è possibile? Cioè, ma tu vai in India, che ci vai a fare? Ci sono i bambini che fanno i tuffi nel Gange. Gange, un'acqua super inquinata piena di ecobatteri, e c'è bisogno che venghi in India. Vieni a Napoli a Mercellina, la colonna spezzata, ci sono i bambini che fanno i tuffi in un'acqua dove non ci sono gli ecobatteri, ci sono le ecozoccole, città animali, cane prese che stavolta vengono la borsa da me. Ma che può fare? Purtroppo è così. Purtroppo è così. E tu vai pure in India, tu dici. Guardate, la donna si lascia condizionare da tutti e da tutto, tranne da te, che sei il marito, sei quello che la fa stare bene, quello che la ama, che l'ha giurata fedeltà all'altare, e quello che non gli fa mancare niente. Tu sei uno stronzo e gli altri contano. Fateci caso. Io dico una cosa, no, questo pilastro secondo me si dovrebbe spostare. Ma date zitti, scemo! E il mio cognato, ma sto pilastro da dove? Io sono da questo pilastro. Tu ti pigli a sta schiaffo su! Perché tu non conti niente, gli altri conti? Ma si lasciano condizionare da tutti. Mo per le vacanze, le partenze intelligenti, uno te le giorna. Fatevi i cazzi vostri! Che mia moglie mi viene a svegliare alle 4 del mattino, amore! Amore, che c'è il terremoto, la scossa, dobbiamo scappare. No, amore, tutto a posto. Amore, che succede? Devi partorire, devi portare in clinica. Amore, ma io sono vecchia, che partorire? Amore, perché mi hai svegliato? Dobbiamo partire per la vacanza! Te siamo sulle 4 del mattino. Amore, ma questa è una partenza intelligente! Ti pare una cosa intelligente a partire 4 mattina per andare in vacanza? Amore, lo fanno tutti! E la mamma fa pure noi. E lo fai. Ti alzi alle 4 del mattino. Perché se non ti alzi, tu alle 4 del mattino con un mutandone mi sa a casa. Non sai manca a tu stai. Vai in cerca crocessa, non lo trovo. Ti preoccupiamo, ma quando abbiamo fatto la ristrutturazione, l'hanno fatto un cesso, l'hanno chiuso, io non lo trovo più. Vai in bagno, ti guardi allo specchio, ti siedi uno struzzo, una puzza di gas. Adesso guarda la caldaia, ma guarda la caldaia, è l'alito! Sì, sei tu stesso, figlio di gas. Devi caricare ancora la macchina, i bagagli già lì per terra. Adesso mi dai una mano. Ho messo lo smalto! Si rovina! Da solo, a caricare. Lei comanda, questa no, scendi di nuovo questa qua. Va bene così. Scendi questa, metti prima quello, questa è sta roba da mangiare, si schiatta, che stecca là. 3 ore, a mettere l'elastica, ti si sgancia, te va in faccia. Insomma, alle 4 del mattino hai fatto 3 giorni di fatica, sei usurata. Entri in macchina, si parte, lei si parte, si arriva sulla Salerno Reggio Calabria, che non è un'autostrada, è un percorso alternativo. Si racconta di persone che sono entrate nella Salerno Reggio Calabria e non sono più uscite. Sapete che la trasmissione Chi l'ha visto su Rai 3, quando sparisce una persona, il primo posto dove vanno a cercare è sulla Salerno Reggio Calabria. Si racconta di persone che hanno trovato nelle montagne di Potenza. Dice, ma che ci fate qua? Io dovevo andare a Scalea 2 anni fa, ma dove sono? Arrivi sulla Salerno Reggio Calabria da Ponte Cagnana a Battipaglia, sono 9 chilometri, 12 chilometri di coda. Dice, ma si è allungata l'autostrada. Arrivi, ti metti lì in coda e lì è finita. Passa la prima ora, a seconda ora,
guardi sotto, c'è tutto luce. Ulissi che aveva una capata, Ulissi sta con po'. Non dici perché come ti gira fa? Che c'è? No. Guardi il palazzo di fronte, i bambini si svegliano, salutano i genitori, il marito va a lavorare, dà un bacio alla moglie, torna ora di pranzo, mangiano tutti insieme fuori al balcone con l'ombrellone. Nel frattempo nasce un geranio, cresce, fiorisce, secca, appassisce, e tu stai sempre là. A un certo punto ci sono solo per socializzare un po', ma è bella sta Salerno Giovanabile, tutta sta gente viene, è famosa. Poi è convenibile, veniamo anche l'anno prossimo, Siamo da stamattina, non abbiamo consumato un euro di benzina, l'anno prossimo, economicissima. Ma chi cazzo dai ti parti alle 4 del mattino? Amore, questa è una partenza intelligente. Fammi capire, sono tutti intelligenti questi 12 km scemo sotto il sole. E i deficienti chi sono? Allora voglio essere deficiente. Voglio partire alle 2 del pomeriggio quando solo mi schiatta la capo in macchina. Tanto ormai le macchine sono moderne, tesoro, hanno l'aria condizionata. No, amore, fammi capire, tesoro. Cioè tu vorresti accendere l'aria condizionata in macchina d'estate? No, a Natale, che la morte sua è proprio un giorno di 25 dicembre, è una bella raffreddata. Amore, ma quando cazzo può appicciare? Amore, ma io lo dico per te, che se ti viene un colpo alla schiena, tu ti sei rovinato la vacanza. Tu ci me l'hai inguaiata, vacanza a me! Siamo partiti alle 4 stamattina, sulle 6 o pomeriggio, stiamo ancora a battimaglia! E so, io guarda come te lo dico, io ho lavorato un anno intero come un asino, io devo riposare. Io vado in vacanza perché devo dormire, voglio dormire! Amore, io te lo dico che in spiaggia si va dalle 7 del mattino massimo alle 11, 11 e mezza. E 7 la mattina? Ma dobbiamo andare a mare o in miniera a faticare? Fammi capire. Ma io neanche quando vado a lavorare mi alzo alle 7 del mattino. Adesso, ma perché ci dobbiamo alzare alle 7 del mattino? Perché la mattina non c'è folla, le spiagge sono libere, l'acqua è cristallina. E poi tesoro, siamo fortunati perché sai cosa si respira la mattina? Che si respira? Lo iodio. Che si respira? Lo iodio. E io odio. Odio, oh, schifo e odio. Io voglio andare alle 2, gli schiatta a quattro bastone sotto solo, voglio sicca, voglio imbracciata. Guardate, è uno stress, perché tu ti alzi alle 7 del mattino. Perché se non ti alzi alle 7 del mattino. Non ci sta niente a fare. Un anno intero ce ne possiamo fregare di meno. Un giubbotto, un cappotto, ci mangiamo un maccherone, a lasagna, la sugna, ma che ce ne frutta. La sera prima di partire per le vacanze c'è la prova costume. Lo facciamo tutti, ci ritroviamo tutti nudi davanti allo specchio. Ma chi è quello? Sono io. Ma che è la panza quella? Uomo riservatorio 1100, ma che è? Tua moglie arriva, Madonna che schifo amore, non ti si può guardare, ma che donna, non me ne ero accorto, ma che schifo, ma che succede? Tesoro te lo dico subito, tu insieme a me con quella pancia in spiaggia non vieni. E che fai, me lascia a casa? E allora quella pancia mettila in pancia, la pancia metti in pancia, ma la pancia già sta in la pancia, perciò si chiama pancia, ma metti in pancia, tirala dentro, tiri la pancia, ti esce la gobba, che è una parte da scopà, ma in spiaggia è come se stessi sott'acqua in apnea, non puoi respirare, quando nessuno ti guarda, lo lasci andare, qualcuno ti guarda, blu, ti dentro, arriva la sera, ti gran lo stomaco, ti manca, forse mangia. Come i costumi, un'altra fissazione delle donne sono i costumi. Amore, quest'anno ti ho comprato una serie di costumi, uno più bello dell'altro. Tesoro, devi cambiare costume ogni giorno. Luisico! Ma dobbiamo smettere che l'anno scorso ti sei tenuto quella mutanda già da un mese! Che quando l'ho lavato ci ho trovato i scarafaggi accampati! Vabbè, adesso non facciamo discussione, tranquillo. Mi metto il costume che dici tu. Primo giorno di mare, mi do un costume modello ciclista. Non lo conoscevo, è un costume che parte dal ginocchio e arriva alla vite, ma è piccolo così. Certo, tesoro, hai sbagliato, questo è il costume di bambolotto.
cretino, elasticizzato. Come cazzo faccio a entrare qua dentro? Guardate, un modello ciclista e un costume stretto. Ma stretto, ma talmente stretto che per entrare ci fate una sudata. Tenevi i gluten lì in su, come erano come gay a questo mesato. Ma è stretto e non ero preoccupato per me. Ero preoccupato per lui. Non lo sentivo più. Non mi rispondeva. Gli andai a dare un'occhiata. O due con gli occhi a Zingariella che mi guardavano. Fatemi uscire, aggredite, mi ammazzo io, la vita morte è merda! Secondo giorno di mare, diventai rosso come un capo, perché il primo giorno diventi rosso! Il giorno dopo stavo così, non riuscivo neanche a muovermi. E tu tesoro, mi dai il costume the day after? Mi diede il modello slip. Tu no, tesoro, io tengo una fascia bianca, se mi dai il modello Sleepy, se mi tengo la maglietta di l'Ajax addosso, mi devi dare di quello di ieri. No, tesoro, devi cambiare! Oh, non c'è stato niente da fare. Costretto a stare fuori al balcone, un po' davanti, un po' di culo, per cercare di pareggiare la bronzatura. Ma pure la bronzatura non è più come una volta. Vi ricordate il primo giorno di mare? Il primo giorno per tutti. Si arrivava in spiaggia, eravamo tutti bianchi. Sembravamo figli della stessa madre. Poi si diventava pelle rossa e dopo nero Africa. Non si capisce niente. Arrivi il primo giorno di mare, vai in spiaggia, già sono tutti abbronzati. Ma che? Vuoi dire che è passata l'estate e non me ne sono accorto? Adesso, ma quanto tempo siamo stati sulla Salerno-Reggio Calabria a fermi? Vai a chiedere, scusi, ma che è il primo ottobre? No, è il primo luglio, oh madonna mia, e perché già stanno tutti abbronzati? Dice, ma dai, non puoi venire in spiaggia tutto bianco, non ci fai una bella figura, ti spari 70-80 lampade, quando sei bella abbronzato vieni in spiaggia. Scusate, ma uno in spiaggia viene per abbronzarsi? Sì, ma si venga già abbronzato, ma che cazzo ci venga a fare? Vengo su a casa mia, sparagli i partiti qua stamattina, ma se ti sei uno può passare a Reggio Calabria, porca miseria. E ti spari se sei tanto 80 lampade. Ci vai tu abbronzato in spiaggia? Avi? Bravo. Purtroppo è così. La donna ci ha sempre creato problemi, da subito nella nostra vita. Da subito. Chi è la prima donna della nostra vita? Mamma. Chi le arruina nostra mamma? Non tanto per le donne, ma per il maschio. Guardate. Il figlio maschio per una madre è una ragione di vita. La madre, il figlio maschio è suo. Il figlio maschio c'ha zic buc, se ne vantano. Tengo figlio maschio, signor. Tengo figlio uomo, signor. Voi tenete solo femmine, che sfortuna! Adesso sembro un cugnome, signor. Guardate, ho figlio mi 40 anni, dormo ancora in mezzo a mamma e papà. Se vantano di questi figli, perché il figlio maschio per la mamma lo coccola, lo venera, lo allontana dalle preoccupazioni, dai pensieri. Oggi questi giovani non hanno pensieri in testa, un solo pensiero hanno. Il sabato sera andano in discoteca, andano a ballare, escono alle 7 del mattino a capo come un pallone, si sono bevuti di tutto, pure l'acqua in di portafiori. Quando escono alle 7 non capiscono niente, camminano così. Dice, ma chi mi ha portato qua? Ma che paese siamo? Io devo andare di là perché vado di qua. Ma dico io a questi ragazzi, sono le 7 del mattino e stai come Betty White, vattene a dormire. Oh, vado a mangiare il cornetto. Ma che sta modesti cornetti? Li trovi alle 7 del mattino fuori e i cornetteri dormono in piedi così. Parano i zombie quando camminano. Arrivano alla cornetteria con la bocca già aperta. Il giovanotto glielo mette direttamente in bocca il cornetto. Un euro. Non sanno neanche loro che stanno mangiando. Intanto la domenica mattina nelle famiglie è una tragedia. Perché ha mamma un figlio maschio. Si è alzato alle 5 del mattino. Si è messa a impastare gli gnocchi. Ci ha messo 10 uova. Ha fatto la pasta al forno a braciola. Aspetta che l'angioletto si sveglia. L'angioletto si sveglia il 3 pomeriggio. Tene sulla zuppa il latte davanti agli occhi.
ho visto ragazzi mettere i gnocchi dentro un latte. Dice, ma sti cereali non galleggiano più, affondano, com'è possibile? A braciola inzuppata nella Nutella, delle cose indicibili. Ma quello che si arrabbia seriamente in famiglia è Ovata. Ovata, quest'uomo d'altri tempi, un uomo che ha fatto i sacrifici da solo a tirare la baracca davanti, un uomo con una mentalità completamente opposta a questa nuova generazione, non riesce a concepire che un figlio a 40 anni il 3 pomeriggio di domenica pomeriggio sta in tata cacapa coppa da vulguri dritto una scomicciamina a tutine la Walt Disney i topolini i paperini a zeccare un padre a dirigere all'età tua tenere una moglie tre figli e portava una casa avanti neanche un pile piglia di papà si tale qua la mamma te. Apriti cielo, ci ha toccato un figlio ma... Lascialo stare, sai! Quello si è svegliato nervoso, ci sono le mie chi è stato in discoteca, ti sei imbriacato, mi ha avuto pigliato il rogo, e tu sei svegliato pure nervoso! Cioè, quella è tornata alle 7 stamattina, era ancora buio fuori. Era buio. E capito che io faccio il camionista. Ho fatto Milano-Napoli, non mi sono fermato manco a prendere il caffè. E quello sta nervoso. E che c'entra? Come che c'entra? Tu hai fatto Milano-Napoli seduto comodamente con poca camion con riscaldamento a palla. Mio figlio ha ballato tutta la notte alle piedi. È venuto che è pollo sotto i piedi, lascialo sta. Non ci sta niente a fa, la rovina del figlio maschio è la mamma, è lei, è il troppo amore, io capisco, ma il troppo storpia. Sono le mamme che non ne vogliono far sposare, se ne vogliono tenere con loro la parola più odiata da una madre, qual è? Nuora. Guardate la nuora e la suocera si schifano a distanza. Mo magari qua c'è qualche nuora vicino alla suocera, no signor, ma quando mai? Quello viaggio inizio su quelle cose per far divertire la gente. Vedete come mi sto divertendo. Io vi amo proprio, signora. Io mi porto appeso in canna. Signor, io mi tengo in canna dal primo giorno che vi ho conosciuto. Si dicono delle cattiverie, ma e tutte le cose negative che accadono al figlio maschio, c'è poco da fare. È colpa della nuora. Avete mai visto quando i novelli sposi vanno a pranzo dai genitori? La mamma si mette a lontano, si guarda un figlio a lontano. No, è l'unico. Guardate che fine è merda, fate che un figlio. Che la disgraziata me lo sta consumando. Era una colonna, è diventata una colonnetta, è diventata. Guardate la televisione, i capelli biondi, lunghi, fino in coppia, mamma, lo facevo codino tutte le mattine, caprillanti. Guardate che la capa liscia, liscia, neanche un pile c'è rimasto in capo, che la disgraziata gli dà troppi pensieri, se ne cade nei capelli, signore. Non posso guardare, si è fatto secca, secca per le ossa, guardate, guardate, perché che la disgraziata fa la dieta, fa la dieta per mio figlio. O fa mangiare le insalate, che è l'insalata? Un alimento inutile! I crackers? Mio figlio capisce il crackers? Mio figlio non stava a casa di mamma, si mangiava 2 kg di pasta asciutta, si inzuppava un pezzo di pane cafone, tenevo un russo in faccia. Guardate la papà, la controfigura dell'onorevole Fassina, papà. Da qui nasce il fenomeno dei bamboccioni. Che i politici sono divertiti a chiamarli bamboccioni a ca, bamboccioni a là, fino l'ex ministro Brunetta si è tolta la soddisfazione di chiamarli questi bamboccioni, Brunetta! Cioè tu li chiami bamboccioni, tu mi pare Ciccio Bello, sai pare Ciccio Bello? Brunetta, un uomo che ha dovuto cambiare città, Brunetta era di Venezia, ha dovuto cambiare città. Perché ogni volta che c'era l'acqua alta rischiavi di affogare. Una volta c'era la ciambella, una volta il bracciolo dobbiamo per i capelli, te ne devi andare, tu muore, capite? Te ne devi andare. Ma il problema c'è con questi ragazzi, che a 40 anni stanno ancora con mamma e papà. E la mamma li difende. Guardate, io mo sembra che parlo male di una mamma. No. Allora vorrei spezzare una lancia a favore delle mamme.
mettiamoci per un istante nei panni di una mamma e poi capiamo perché ragiona così. Ma una mamma che dice, eh già, e tu cresci il mio figlio fino ai 40 anni. Che sofferenze e sacrifici che ci ha fatti, io stavo solo di signora mia. Le nottate che ho fatto appresso a stucati, signora mia. E ha suppostinata che mi veniva la febbre, il cannellone, in una notte io mi alzavo, in due notti io mi alzavo, in tre notti io mi alzavo, mio marito pure. Ma che non si è mai alzato un dito, ma osso signore, io ho fatto i sacrifici, sono io, ma mamma, me lo sono tolto da bocca per taglia, lo cresci belle, chi ne saluta fino ai 40 anni? Povera una cosa tanto con le zizze di fatte, adesso quest'uomo è mio, carne mio tuo, e che hai scavato tuo figlio mio. Una mamma non scenderà mai a questo compromesso. Un padre quando fa un figlio si diverte, la mamma partorisce. Guardate, è qualcosa che noi uomini non capiremo mai. Ecco perché la mamma è così legata ai figli, specialmente al figlio maschio, che poi ci hanno fatto fare una vita in merda, diciamo la verità, perché giustamente il troppo storpia, la mamma ci ha allontanato dal sesso, perché la prima fidanzata è lei, guai a chi mette in mano alla vicina, non sia mai, lo hanno sempre denigrato, cioè, ci hanno condizionato psicologicamente. Noi tutti gli uomini che siamo qui questa sera siamo convinti che ce l'abbiamo piccolo, e la colpa è di è? E mamma, perché mamma pur di allontanarci dal sesso, come la chiamava la nostra natura? Il pisellino, il fagiolino, il pistolino, tutto coino. Mai che la mamma diceva tu ammazza la spranga, no! No, quello è il papà che pure lui ha fatto un'infanzia di merda, cerca di rivalersi verso il figlio. Avete visto i papà? Appena si apre un pannolino, oh! Oh! Guardate qua! E tale qua la papà! La moglie è subito così, è rimasto con mio creato! Tieni la sul posto, mie secco! Mortificazione esagerata! Questa cosa, gli uomini, sapete che il sesso quanto è importante per un uomo, ce lo siamo portati appresso negli anni, ci hanno fatto un terrorismo psicologico, perché quando poi siamo arrivati nell'età adolescenziale, le prime partite a calcetto con gli amici, sì, il gioco, quello ludico, ma poi? Poi c'era la doccia. E chissà dove muta. Pensavo pisellino, pistolino, tu battiere. Guardavi l'amico tuo e tu spogli e dici, ma te lo sorprende, che non pensavi, ma non figuri in me. Non mi vergogno a dirlo, io mi facevo la doccia con la mutanda. Qualcuno dice, perché fai la doccia con la mutanda, così me la lavo, sennò mamma a casa si incazza. Ma giusto, come lo devo recuperare? Già, devo dire, c'è una discriminazione nei confronti del sesso maschile. Il sesso maschile è discriminato, questo va detto, rispetto a quello femminile. Fateci caso, del sesso femminile si può dire la qualunque, nessuno storce il naso, nessuno dice che è volgare, fanno gli spot pubblicitari, queste ragazzine a Rai 1, Canale 5, a livello nazionale, queste ragazzine nell'età della pubertà, mamma si è fatta la giaccarella rossa, tranquilla mamma, mettiamo la pomata e chiacchi tutto a posto. Mamma, la pomata chiacchi funziona, è diventata bianca. Mamma, in quei giorni mi sento così strana. Tranquilla mamma, abbiamo quello col velo, quello a doppio velo, quello che assorbirà, e tutto puoi dire. Avete mai visto un bambino, un maschietto della stessa età dire, mamma, che cos'è questo qua? Non me lo fanno fare. Dicono che il sesso maschile è brutto a vedersi. È brutto, però mi piace. Ma perché ho trattato così? Io capisco, sono d'accordo, il sesso maschile, diciamo la verità. No, ma siamo obiettivi, il sesso maschile... Tu stai pensando tu, quando, Il sesso maschile è curioso, quando sta normale su un batacchio, ma non c'è la rete, dà pure fastidio, quando posso stare... con un buco giusto al centro, se lo guardi bene, se va contro figure poliferme senza i capelli in testa, è curioso, però non lo trattate così, però
la vita di merda che ci hanno fatto fare le mamme per colpa di queste delle donne, perché ci hanno sempre allontanato, sempre, ci hanno negato l'evidenza. Mamma che ci diceva, ehi, da qua esce solo la pipì. Tu sei piccolo, non conosci, non ti conosci, dice, mamma, esce solo l'acqua. Poi guardava la ragazzina con un balconcino più solo, nudo, e un pistolino diventava una baionetta. Tu non conoscevi quella reazione, ti chiedevi il perché, volevi una giustificazione. A chi lo vai a chiedere se non a mamma, che è quella che ti deve dare i dettami, deve insegnare, deve spiegare. Lei, mamma, mi hai mentito. Non è pisellino, questo è un baionetto. Che dicevo mamma? Stai malata mamma. Mettilo sotto all'acqua fredda. Ho preso la polmonite 3 volte da piccolo. Perché stai usando sotto l'acqua gelata. Le mortificazioni, la prima esperienza sessuale di un ragazzo. Ma un ragazzo dove la fa la prima esperienza sessuale? In duces. Da solo, chiuso dentro, con l'ovatta dentro un buco, giornaline pornografiche. Perché questi giornalini, arrivati alle scuole medie, cominciano a girare. Mi ricordo quando arrivavo a me, me lo tenevo 6 mesi. Qualcuno rivendicava, ma i giornalini? No, ma non l'ho ancora visto, l'avrò perso, non so neanche dov'è. Sì, un cazzo, muore 6 volte al giorno. Dico io, mamma, lo sai che tuo figlio, arrivato a una certa età, comincia a lavorare da solo. Lascio sta, non lo mortificare. Non è possibile che nel momento più bello, dove tu eri il protagonista di quella scena, nel momento della tua fantasia, ti arrivava che la voce in da cucina. Ehi, te le gioco ste mani! E dice, come cazzo ha fatto a capire che stavo facendo quella cosa? E la indovinava sempre. Ma ancora peggio quando a questa aggiungeva, piano piano mamma che si diventa ciechi! Usciva in dolce una preoccupazione. Cercavo di tenere gli occhi spalancati. Mi facevo l'esame oculistico da solo, appendevo il foglio nel corridoio come hai detto una bellezza. Mio cugino portava gli occhiali, gli ho che cazzo stai combinando? Ci hanno condizionato la vita. Guardate, io non voglio dire che i consigli dei genitori non vengano, devono essere accettati. Fino a un certo punto, mamma, a un certo punto ti devi abbattere, lascialo andare. Io 4 anni fidanzato con una ragazza, 4 anni, non 4 mesi, 4 anni, tu 4 mesi già vuoi fare roba, no, 4 anni, e ben, ultramonda, luna, mezzaluna, luna piena, e Giacomo Leopardi, a un certo punto non ce l'ho fatta più, andai dalla ragazza, dico, bella, ma che hai capito, Giacomo Leopardi è da morire, ci ma Giacomo Leopardi è morto, si uccidevi, dice, ma che hai, no, io sto con mio pazzo, bella, gli voglio la carne, devi andare a macelleria con un vagretino, hai capito la carne che io voglio fare sesso con te, giustamente la donna mi guarda e dice tu dopo 4 anni dimmi proprio oggi, perché venerdì santo non si mangia la carne oggi, dice, no oggi non lo possiamo fare, no adesso io sto con mio pazzo, lo devo fare. Ho capito, ma oggi proprio non lo voglio, no adesso io ti pago pure, basta, buon fai fa. Dice, no, ma io i soldi me li prendo, ma non lo possiamo fare, allora prendi i soldi, buon fai fa, ma che stai dicendo? Ma mi capisci? Dice, no tesoro, mettiti la nemmeno, oggi no, perché? Era cinese. Ho il ciclo. Ero cazzo dai che sono 4 anni non me ne sono mai accorto. Vabbè, pure io tengo la motocicletta, facciamo così, la mettiamo in garage, usciamo con la macchina di papà, tengo un ribaltabile, ho comprato il sole 24 ore, tengo un scotch, un zucchero, nessuno. Dice, ma te non ti hanno spiegato niente del sesso? Dice, no, mamma, le cose sporche, non me le spiega. Dice, allora metti l'anima in pace, perché oggi, sesso, non lo possiamo fare. Voglio sapere perché. Ma come te lo devo spiegare? Ho le mie cose. Ma quanta roba è su scatolone, fammi capire, papà di una station bacon, un portapagaglia e gru. Ragazzi, queste sono figure di merda che un uomo fa nei confronti di una donna. La colpa è tua, mamma. Tu, in quanto donna, hai il dovere di spiegare a tuo figlio maschio che la donna, una volta al mese, ci succede che la cosa va. Che poi che cosa vi succede? Partite 15 giorni prima. Stanno venendo. Chi sta venendo? Che cazzo sta venendo? Io tengo ancora un pigiama, ci fa ancora la doccia, mezzo tutti i bracci. E sono venuto. Ma chi cazzo è venuto?
tu mi devi avvertire quando invito gente a casa mia. Poi in quel periodo stanno sempre tutte esaurite, non gli puoi dire nulla. Amore, mi fai giù, che sto male, che ti vuoi sentire di vieta, che cazzo è passato? Perché stanno così? Sono gli ormoni, voglio parlare con gli ormoni. Voglio parlare tu per tu, stormo, chi sono stormo? Gli ormoni sono come dei postini che portano informazioni all'utero e che ci portano i cartelli dell'Equitalia, che se non ci capisco. Non ti puoi dire, le trovi ovunque, buttate sui divani, quei con i capelli infeltriti, senza trucco. Non mi vuoi dare roba, ma la schiena, la pillola. Poi ci arriva sta cosa degli alieni, toccano un pomodoro, si schiatta un pomodoro, secca nei fiori, fa uscire i fiorielli. Ma che cazzo è? Mia sorella, quando arriva sta cosa mi preoccupava, ce n'è un motucca proprio, Si mette la mano in capo, se ne carne i capilla la capa! Guardate la donna come condiziona la nostra vita, da mamma alla donna che amiamo. E noi li siamo diventati succo. Noi. Perché la firma è una cosa che a noi ci piace assai. E come la fai ingazzare? Avi? Che gli sta niente. Allora mi rivolgo agli uomini. Fermiamoci un istante. Uomini che siete qui, scambiatevi uno sguardo fra di voi. Guardatevi. Ma guardatevi bene. Che fine e merda che hanno fatto. Una volta l'uomo era l'uomo. L'uomo di Neanderthal. Usciva dalla caverna Caclava. La donna, oh, mamma mia, quanto è bello, che a femmina ci piaceva, l'uomo rude, l'uomo che puzzava, che l'uomo puzzava, che l'uomo si lavava una volta a settimana, si faceva la vaschina, vasca in bagno, 3 ore, papà che stai facendo da sciogliere un grasso? Si alzava dalla vasca, lasciava un rivolo di grasso intorno alla vasca, si stappava il tappeto, l'acqua andava giù nelle fogne, pure i topaci, ma che schifo, ci stanno in 2 anni in fogne, non si può stare più cazzuta, ma com'è possibile? L'uomo con i peli, addosso stanno più i peli? Lo sapete che oggi l'uomo si cura più della donna, e cremino, pelo, che pinzetti, però ci vergogniamo, andiamo nelle profumerie a comprare i prodotti, ci vergogniamo di dire che sono per noi, entriamo nelle profumerie e la commessa prego, fammi mia moglie. Vabbè, non c'è più. No, perché io ste fedenzie. Di cosa ha bisogno? Cioè, vedi qualcosa per i peli? I peli superflui? No, proprio i peli. Ho capito, ma è per sua moglie, sì. E dove ce li ha sua moglie i peli? In petto. Sua moglie c'è i peli in petto, si pura le taschine, è disfortunata, voglio. Ma che figuri in me. La donna ha chiesto la pari dignità per anni, l'ha ottenuta, l'ha pigliata e se ne aiuta. Oggi è l'uomo che chiede la pari dignità alla donna. Sì, capace che dà, no? Però l'uomo nella vita cosa cerca? Una donna, una compagna. Questa è l'unica ragione che ci fa andare avanti. L'uomo, la missione di un uomo è conquistare una donna. Qual è il luogo deputato dove andiamo per conquistare, per acchiappare? I locali, i discoteche. Mica andiamo a ballare, andiamo a acchiappare, a ballare per i misci, ci duriamo sana. Siamo lì ore e ore in questi locali, appoggiati al bancone del bar, con la camicetta sbottonata, col pelo che esce fuori, chi non utente si fa chi lo servizio, la lampada fatta pure con la neve per te, lo capite gelatinato, ci tocchiamo pacco con fabbrica grossa, ore e ore stiamo lì, se succede qualcosa tutto a posto, se non succede niente non vedi che sta, che sta trofizza la coscia, giustamente. Mandassi discoteche, in questi locali non si capisce niente, la musica, fumo e scintilli, decibel che si schiattano la capa, gente che bicchieri schiattato in faccia muro, non fanno una cazza, ho visto gente parlare con le colonne, cazzo che sei alta, cazzo che sei dura, c'è un che è chiappato di palle, è una colonna, c'è, in discoteca le donne sono tutte belle, non hai idea, non riesci a capire, gente che sanno buttare gli uomini fuori, cazzo scusami, perché non riesci a capire, sai, io con una donna, cioè, come ti chiami, bella, dammi il numero di telefono, l'hai conquistata, l'hai presa mano nella mano, vai fuori alla discoteca, sotto la luce, oh cess, e frungono baci e baffi, non è possibile, fai il percorso arbitroso, c'è dire che uscendo, mi hanno sfilato la bella, mi hanno messo la brutta. Però a Napoli si dice bello o brutto, in tempo di guerra ogni buco è pertugio, per cui quando è chiappata
Sva! Io qua non so dove vi imbrattate, ma a Napoli c'era il Parco delle Rimembranze, un parco famoso in tutto il mondo, venivano da ogni parte del mondo, anche i giapponesi arrivano e fanno ma niente più, tocchi tocchi, l'hanno chiuso, non si può fare niente. Cioè allora trovati in alberghetto a ore, alberghetti a ore. Io voglio lanciare un messaggio agli uomini, non ostentate il sesso, l'uomo ce l'ha nel DNA, l'uomo pur se non lo fa, dice che l'ha fatta. Ci sono uomini che ostentano, io qua, io là, due, tre, quattro, attacca, si sceglie. Smettetela, si rivolta tutto contro di noi. Basta col dire che la donna è il sesso debole. L'uomo è sesso debole. E quando è debole, debole. Può fare tutti il macumbo che può tu. Quando sei piazzato sulle 6:30, può far arrivare a mezzogiorno e ci vuoi amare Dio. Non esagerate! Tu vai in un albergo a ore, chiusi dentro, tu e lei, da soli. A dove? A Rofuglia. 12, 13, 14 minuti e voglio esagerare. Che? No, volevo dire... Che lei? Oh. Volevo dire, ti è piaciuto? Che? Ok. Che ti è piaciuto? Sto ancora tutto sudato. Vieni subito qua, oi! Così che piace. Non si esce. Amore, aspetta. Tesoro, fumiamoci prima una sigaretta, la nostra ancora di salvataggio. Infatti chi non fuma non ci va negli alberghi a ore, non sa come recuperare il tempo dopo. Ho visto gente entrare negli alberghi a ore e vi giochi in società sotto braccio. Chi si è portato un monopoli, carta francese, a tombola, ma non funziona. Quella sigaretta la facciamo durare un sacco di tempo, un quarto d'ora solo per accenderla. Facciamo i tiri piccolini, piccolini, ogni tiro una controllata. Sono le 6:35. Non basta che la mezz'ora, ci vogliono due ore. Per non portarla per le lunghe, c'è gente tra la prima e la seconda, si è fumata a bollezza e due pacchetti mambo. Alla fine lei forse se ne va soddisfatta. Tutto il mare, uno è in visema polmonare, non può condire. Guardate, questo modo della donna di considerare la vita e quindi il sesso a noi uomini ci sconcerta. Ci fa perdere la bussola. Perché la donna è tutto o niente, ma quando è tutto aspettiamoci di tutto. L'uomo è vero, perché l'uomo, però l'uomo vorrebbe solo essere avvertito. Se tu donna hai in mente una trasgressione che la vota ogni mortifa, ma che ti succede, che ti succede mai, dimmelo, dimmi. Io non vado neanche a lavorare, resto a casa, ci scassiamo tutta la giornata, dimmelo, perché non lo dici? Perché un povero Cristo dopo 8 ore di lavoro, ma un lavoro duro, ti disgraziati che lavorano in mezzo alla strada con un martello pneumatico sotto il sole cocente, magari con un mal di pancia perché il poverino la mattina non è potuto andare in bagno, perché c'era la moglie, figlia, figlio, nonna, no, cioè, beh, me lo porto appresso, io lo porto domani. Finalmente dopo 8 ore di sofferenze riesci ad arrivare a casa, apri la porta e trovi tua moglie vestita da pornostar, che ti guarda e dice ciao, come stai, porco? Ma ce l'hai con me? Ti stavo aspettando, porco. Dai, portami subito in camera da letto. Ma con la camera da letto mi tengono male di pancia stamattina, con martello pneumatico mi stimolavo, non sapevo come cazzo fare, volevo fare una buca da te. Ti prego, fai come se non mi avessi visto proprio. Devo andare in bagno. E allora dai, porco, portami in bagno con te. Ma vado in bagno con te, io da solo non ci riesco, figuriamoci davanti a te. Non sia mai mi scappa una puzza, mi fai pure un cazziatone, perché un'altra novità, le donne dicono che non fanno le puzze. Provate a chiedermi, diranno che faccio le puzze io. E che fai, esci a te muore e puzzo tu. Tutti facciamo le puzze, uomini e donne, e a femmine puzze pure più assai, perché ne fa una ogni tanto, è concentrata. E allora,
E allora, signori, per concludere, io chiudo sempre con una massima. Lo faccio e lo farò sempre. Ormai l'abbiamo capito, ne abbiamo parlato per tutta la serata. La donna ha il potere. Noi uomini lo sappiamo dove ce l'ha il potere la donna. Donne, voi il potere ce l'avete qua. Voi il potere ce l'avete qua, nelle vostre mani. C'è la musarella là. L'avete mai vista bene da vicino? Io a volte sto ore e ore a fissarla. Dico, ma come cazzo fa? Mo d'estate, ma perché le mo si depilano? Ma perché fanno le striscette, ma New York shy? Qualcuno ci ha lasciato la barbetta sotto, ma che ti rapo pure le mezze cosce, ma che fai l'impressione?